L'Europa ai tempi d'oggi. Che è importante far capire a che cosa serve in concreto l'Europa. Per dei giovani, per esempio, è molto astratto l'utilità quotidiana. L'ho detto con alcuni esempi: un ponte finanziato dal FESR, un'attività didattica dal Fondo Sociale Europeo, l'Erasmus, nuove imprese agricole, l'innovazione nelle nostre imprese, gli start-up. Sono tutti interventi che l'Europa finanzia attraverso il fondo di coesione, i fondi di coesione. Oggi queste politiche sono messe in discussione. I territori, i comuni e le regioni chiedono con forza invece ancora investimenti di questo tipo, nella convinzione che l'anima vera dell'Europa sia avvicinare i territori che hanno maggiori bisogni a quelli che stanno meglio. È un po' anche l'anima della nostra Costituzione e dell'articolo 3. Per questo sosteniamo il dialogo e cerchiamo di far capire che oltre i valori, oltre il cuore, noi facciamo cose che riguardano la quotidianità della vita dei nostri cittadini.